Benvenuti o bentornati nel canale. Oggi un primo di due video dove vi mostrerò come realizzare 10 manovre base con il vostro drone per arrivare a creare immagini accattivanti e di effetto. I video saranno realizzati in due borghi toscani, uno è qua dietro le mie spalle, e in questo primo video vi guiderò attraverso le prime 5 manovre davvero basilari, facilissime da eseguire con qualsiasi drone. Ma in questo caso noi utilizzeremo il DJI Mini 3 Pro e lo faremo con lo smart controller. Vi mostrerò come effettuare queste manovre in un ambiente urbano, in zone consentite e libere al volo come queste che vedrete in questi due video, per far sì che potete creare delle immagini davvero molto belle che vi faranno provare la facilità di manovre davvero banali, ma che vi consentiranno di creare contenuti allo stesso tempo di ottima qualità. E dunque preparatevi a scoprire come dar vita alle vostre immagini con semplicità e con sicurezza, e se volete potete contribuire alla crescita del mio canale semplicemente con un'iscrizione, sarebbe fantastica, e se poi questo video ti sarà stato utile, che dire, lasciami un like, sarei davvero molto molto felice. Dunque si inizia. Beh, come ti ho detto, questo è il primo di due video dove vedremo, poi ne seguiranno altri e te lo spiegherò durante questo video, e vedremo in modo pratico le manovre da eseguire con il tuo drone, qualunque esso sia. In questi due video io ti mostrerò passo passo come effettuare delle manovre davvero banali, le manovre basi, semplici, ma che poi messe insieme ti creeranno qualcosa davvero di bell'effetto. Noi, come ti ho detto nell'introduzione, useremo il DJI Mini 3 Pro e lo smart controller, e per mostrarti tutto questo, come utilizzare ovviamente sia i comandi ma anche il display, e così ti farò vedere esattamente come fare le manovre. Ma sarà un video ovviamente valido per qualunque drone tu possegga, con uno smartphone o con qualunque altra cosa. Questo, diciamo, è un corso pratico operativo in modo che tu possa seguirlo in modo facile e metterlo in pratica con queste tecniche davvero, diciamo, consentimi il termine, al limite dello stupido, che ti insegnerò, ma che ti faranno davvero, se vuoi, creare effetti di grande qualità. Dunque decolliamo e si parte. La prima manovra che facciamo insieme è questa. Drone in alto, inquadriamo la chiesa, andiamo a posizionarci esattamente di fronte alla chiesa, a un'altezza ovviamente di sicurezza. Avviciniamoci un po', andiamo a posizionarci in un punto dove ovviamente riusciamo a vedere la chiesa, posizioniamo il gimbal in modo adeguato e facciamo subito una carrellata che possa rendere una carrellata orizzontale da un lato, da sinistra a destra o viceversa. Io mi metto a sinistra di questa chiesa, vedete qua, usando lo stick di destra, tutto a destra, e andiamo a vedere quello che viene fuori. Facciamo scorrere il nostro drone piano piano e questa è la nostra carrellata. Potremmo anche fare una piccola variante anche alzandoci un po', mettendoci un po' più alti, sempre con la stessa, avvicinarsi ovviamente più al soggetto, in questo caso lassù, e fare la stessa cosa ovviamente all'inverso. Abbassiamo il gimbal, eccolo qua, rec, e andiamo all'inverso.
Questa è la nostra prima ripresa orizzontale, una carrellata orizzontale molto bella, fluida, che ci porta ovviamente un'immagine davvero emozionante di quello che è il paesaggio. Ma passiamo alla seconda immagine, usiamo una ripresa lineare. Prendiamo il drone, lo andiamo a posizionare in un punto ovviamente di sicurezza e andiamo, mettiamoci magari di fronte al nostro, oppure laterale alla nostra, al nostro soggetto, andiamo un po' più alti e una volta individuato il punto facciamo dritto per dritto, cioè una sequenza ovviamente in avanti dove oltrepassiamo il soggetto. Eccola qua, molto bella, ma attenzione, stoppiamo. È possibile anche fare una cosa diversa, cioè ovvero farla all'indietro. Questa manovra è possibile farla volendo in post produzione all'indietro, ma se ci sono auto o altre cose in movimento, ovviamente è brutto perché si vedono persone che camminano all'indietro. Allora noi, una volta posizionati in un punto giusto, facciamo la cosa inversa. Arrivati oltre l'oggetto, andiamo a tornare indietro facendo proprio questo effetto, come vedi, molto molto bello. Però anche qui ci sono delle varianti interessanti, che sono queste. Se noi guardiamo il drone, avviciniamoci un po' di più al soggetto, ovviamente passiamo in un punto esatto dove il drone non ha problemi nel eccolo qua, io ho volato in sicurezza, ho portato il drone dove è vicino ma non rischio niente e guardate qual è l'effetto venendo indietro, tutto indietro, guardate qua, è bellissimo. Eccolo qua, questo è un effetto veramente fantastico, un effetto bellissimo che potete replicare tranquillamente senza problemi. A questo effetto ci sono delle varianti e vedremo oltre queste due lezioni che vi farò e saranno interessanti, varianti proprio a questo tipo di movimento, e lo vedremo in altri video del canale, dunque seguitemi, mi raccomando. Andiamo avanti, a questo punto facciamo il pan che non è altro che mettiamo in posizione il nostro drone, lo posizioniamo in un punto preciso, sempre il soggetto è la nostra chiesa, guardiamo un po', mettiamoci in un punto esatto, possiamo stare anche più bassi, magari veniamo un po' più indietro, eccolo qui, e una volta, anzi per fare una bella cosa dovremo metterci in un punto forse più centrale e inquadrare un soggetto così. A questo punto usiamo solo lo stick di sinistra e ruotiamo il drone sull'asse dello yaw. Praticamente usiamo solo questo stick di sinistra e il drone ruoterà stando fermo. Guardiamo come viene, guardate un po', rec, piano 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 faremo una carrellata, una rotazione sul nostro soggetto e quello che viene fuori è un'immagine davvero molto bella con il drone fermo che ruota intorno. Anche qui ci sono delle varianti che vedremo ovviamente più avanti in altri video tipo questo nel canale. E adesso facciamo le ultime due. Le ultime due sono molto simili ma tra loro anche molto diverse. Andiamo a posizionare il drone sopra il paese. Ci muoviamo, ci impostiamo sopra la chiesa, andiamo abbastanza alti, saliamo su a una quota ovviamente consentita. Io porto il mio drone a circa 80 metri, qui il limite è 120, ve lo ricordo. Eccolo qua. Poi giro il gimbal a 90 gradi. Una volta che ho trovato il punto orizzontale giusto, ecco qui sono troppo indietro, per esempio, però ruoto ovviamente questo, posso andare anche un po' più alto, se la norma ovviamente me lo consente, e posso fare due... Io ho messo 100 metri, sono arrivato a 100 e rotti, ma potrei andare anche un altro po' per la norma. Io mi sposto un po' più avanti con lo stick di destra, inquadro un po' tutto e a questo punto, anzi mettiamoci un po' più dritti, usiamo ovviamente la griglia per questo. Poi con lo stick di destra mi posiziono in un punto
esatto, e guardate, facciamo una carrellata orizzontale. Registrazione, stick di destra, tutto a destra. E facciamo questa carrellata. Io mi sono preso ovviamente questo giardino qua sotto, come vedi, ma praticamente faccio una carrellata di tutto il paese da sopra. Molto molto bello. Ora transitiamo sopra gli alberi, ovviamente, molto molto bello. Passiamo all'ultima nostra ripresa. Facciamo però, usiamo sempre la camera a meno 90 gradi come la precedente, ci mettiamo proprio sulla strada principale del nostro borgo e lo attraversiamo con il gimbal 90 gradi, però questa volta non in laterale ma dritto per dritto. E guarda un po'. Questo è l'effetto. Un effetto veramente molto molto bello. Volendo possiamo anche ruotare il drone se abbiamo una chiesa. In questo caso, vedi, io posso anche proseguire lungo la strada facendo una rotazione con lo stick di sinistra e rimettendomi nella direzione della strada. Ovviamente l'ideale è quello di usare un volo su una strada dritta se non vuoi fare una rotazione. Per esempio, la chiesa era più spostata verso la mia sinistra, per cui io, per riprendere la chiesa in modo giusto, cosa faccio? Per non fare una deviazione, guardo più o meno dov'è, a che altezza la chiesa, mi sposto un po' in questo modo. A questo punto abbasso di nuovo il gimbal e faccio l'inverso. Magari metto il drone in normal per andare un po' più veloce e ecco che adesso vado tutto dritto per dritto, sempre con lo stick di destra. E attraverserò esattamente il paese, passando sia da quel parco ma vedendo anche la chiesa a meno 90 gradi, vedi, dall'alto. Eccola qui, vedi il campanile. E questa immagine è un'immagine veramente bella, che può portare poi anche a delle varianti che vedremo in altri video, mi ho detto, oltre a questi due che ti sto presentando, che uniscono questo tipo di volo con un volo diverso e anche più accattivante. E a questo punto torniamo alla base e tiriamo ovviamente le conclusioni. Eccolo. Bene, siamo atterrati e ora le conclusioni. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto come vi ho raccontato queste cose. Per questo video, diciamo, è tutto, o per questo episodio del nostro corso sulle manovre base per il drone. Spero che tu abbia trovato queste informazioni utili, interessanti, e che tu sia pronto a metterle in pratica. Tecniche davvero base, super easy, ma che possono tornarti davvero utili. E dunque non dimenticarti di iscriverti al mio canale per non perdere il prossimo video, dove vedremo altre 5 manovre più un bonus per creare immagini ancora più accattivanti e sorprendenti, ma sempre semplicissime e base. Dunque grazie se sei ancora qui, di aver seguito il video, e se ti è piaciuto non esitare ovviamente a darmi un like e lascia un commento per darmi le tue impressioni. Se ovviamente probabilmente le conoscerai di già, ma mettiti all'opera, fai una serie di sequenze su un soggetto e vedrai che
farai davvero delle grandi cose. Ci vediamo alla prossima, nel prossimo video, in un altro borgo tipo questo, ma con 5 manovre un pochino più complesse, per poi passare a altri video, ovviamente di livello un po' più difficoltoso, ma sempre alla portata di tutti. Alla prossima, da una giornata fantastica in Toscana, dai Big.